questa sera, una sera da leoni, con tutti i concorrenti, i suoi paesi e le emozioni. E per vincere il segreto non è la strategia, ma un misto di bravura, di fortuna e di allegria. Grazie, buonasera pubblico dell'Olpab. Vi ricordo, amici, questa sera, quest'anno, una sera da leoni all'Olpab di Fucecchio. Siete numerosissimi stasera, grazie, il mio applauso per voi. Bravi. Siamo arrivati a quella che è la primissima puntata della seconda edizione di una sera da leoni. Da stasera cominciamo a fare sul serio. Vi ricordo, amici, ogni venerdì alle ore 20:30 su Toscana TV e ogni domenica alle ore 19 su TVR Tele Italia. Applauso agli amici che ci seguono da casa. Non dimenticate tutte le novità della seconda edizione di Una Sera da Leoni. Ve l'ho spiegata nella puntata scorsa, nella puntata di presentazione. Il gioco Leoni si nasce. Quest'anno, siccome l'anno scorso abbiamo trovato tantissimi concorrenti che non sono riusciti a fare la squadra o per un motivo o per l'altro non riuscivano a comporre una squadra, noi quest'anno diamo anche a loro l'opportunità di partecipare alla trasmissione. Faxateci allo 0571 40 10 96 mentre passa in sovrimpressione, grazie all'amico Fabrizio Pieri, nostro regista di quest'anno, Dos Video. Sì, applauso anche alla Dos Video di Prato, che curano le riprese televisive, sempre puntuali. Bravissimo Fabrizio, eccolo là inquadrato. Ciao Fabrizio. Ciao. Dunque, allora, numero di fax, ricordatelo che quest'anno sarà sempre molto interessante. 0571 40 10 96. Cosa possiamo fare tramite fax? Allora, dare i voti alla squadra preferita. Non importano i voti della giuria che vengono dati qui in trasmissione. La squadra più simpatica verrà premiata alla 15ª edizione, verrà premiata la squadra più simpatica in base ai fax che avremo ricevuto alla nostra redazione. Poi, tramite fax, potete sommare i voti dati dalla giuria presente qui in studio, che dopo vi presenterò, al concorrente del gioco Leoni si nasce. Alla 15ª puntata decreteremo il leone ruggente di Una Sera da Leoni. E poi, altra novità di Una Sera da Leoni seconda edizione, avete visto la sigla? La nostra bravissima Patrizia Scardigli quest'anno ha girato 5 paesi della Toscana, 5 paesi sconosciuti ma non per tutti. Infatti, voi da casa, anche qui in studio, chi indovinerà chiaramente i paesi che vediamo nella regia, registrati in lageria, potrà tramite fax tentare di indovinare le 5 località e riceverà un omaggio. Ripeto, non c'è un'estrazione che ci sia un vincitore solo, no, un premio per tutti coloro che riusciranno a indovinare le località dove abbiamo registrato la sigla.
Una sera da leoni, quest'anno le novità sono, per quanto riguarda i giochi, non sono molte. È sparito il gioco dell'imitatore, è sparito il gioco dell'ospite d'onore, stato sostituito questi due giochi dalla carta jolly. Stasera le squadre debuttanti di questa sera ci spiegheranno di cosa si tratta con precisione del gioco della carta jolly. Allora, ripeto, siccome ci sono ancora due posti liberi per quanto riguarda le squadre che possono partecipare alla seconda edizione di una sera da leoni, basta poco, un capitano che comanda tutta la squadra e poi un cantante, una cantante, un comico, la carta jolly, due modelle e un modello. Se seguite con noi il resto della trasmissione vedrete cosa dovranno fare nel corso della trasmissione. E c'è un amico qui che vuol dire qualcosa. Un nenno di Joy, Jelly. Mago Katubi. Non è nenno di Joy. Ma come no? Buonasera. Ci sono le carte, come dice la nostra canzone, sono gira la carta. Sono contento adesso anche per quest'anno Joy senza frontiere. A parte il fatto che siamo una sera da leoni, non è giochi senza frontiere. Non è giochi senza frontiere? No. Ma somigliamo un po' a Ettore Andenna, lei, ecco. Hai capito? Questa bella pelata di davanti. Sa incominciare bene. I giochi di quest'anno hanno cambiati. L'ho detto, c'è stata una piccola variazione, ma pochino. Sì. Cosa ci fa con le carte in mano, lei? Non li fanno le altre giochi. Sì, con e le allora carte. Allora me ne intendo io. Lì, li spieghi un pochino lei, voglio il vedere cosa. Il primo gioco è questo I, fai la musina, pam pam pam, la luna nera. Oh! Hai visto che non li sapevi tu. Poi c'è un altro nuovo. Il secondo, pam pam pam, la mucca nera. Ma che mucca nera? Era mucca la pazza. Mucca La mucca pazza. Sì, ma se è talmente incazzata diventa anche nera. Poi c'è la gatta nera. La gatta nera. Sì, questo gioco consiste chi è più veloce a toccarsi le mani quando vede una gatta nera, capito? Per piacere, e non dobbiamo... E poi da ultimo c'è il gioco della topa nera. Non si può dire. Come si può dire? Se c'è, abbia pazienza. No. Non è una topa. Ho capito. Mago Katubi, saluto, presentavo sì. Io, ho fatto tutto, arrivederci. A più tardi il Mago Katubi, è mancato la settimana scorsa. Stasera ha già fatto sentire la propria presenza. Ricordo ancora gli amici che ci seguono in tutta la Toscana, non dimenticate, abbiamo un gemellaggio quest'anno col Tascabile TV, eccolo qua, settimanale a livello toscano. Questa settimana, signori, parla di noi, questo sono io. Dov'è? La telecamerina. Simona! Si vede, vabbè, d'accordo. Sono io, credeteci. Il Tascabile TV, c'è un grosso referendum conosciuto in tutta la Toscana, si chiama Pegaso. Si può votare tramite una cartolina che troviamo qui compresa in questo favoloso settimanale che spiega cosa c'è in Toscana, tutto quello che c'è in televisione. Si può votare trasmissioni, personaggi TV, comici. Vabbè, tutti noi siamo forti, eh? Ricordatevi, se riempite un giorno questa cartellina, possiamo... scrivere anche certi nomi. Grazie. Applauso al Tascabile TV. Grazie. Altro gemellaggio per quest'anno. Seconda edizione di La Sera da Leoni è con noi, sempre, per 16 puntate, Radio 4, la radio da 20 anni in Toscana, grandissima, sarà sempre con noi, parlerà sempre di noi e farà sentire le nostre canzoni, delle quali vi parlerò più tardi. Applauso agli ascoltatori di Radio 4. Ogni settimana durante il loro palinsesto vi faranno riascoltare, diciamo, quello che è successo nella puntata che è appena trascorsa, eccetera, eccetera. Silenzio, sento un brusio, come sempre all'Old Pub, ma per piacere diamo inizio a quelli che sono i nostri giochi. Signori, le squadre che scendono in campo questa sera, torna alla grande con noi la squadra detentrice del titolo di una sera da leoni. Signori, eccola qua, Lazzeretto Sonia Pellegrini. A te il microfono, Sonia. Ok. Aspetta, passi subito, sei tesissima, nervosissima. Com'è andata? Siete passati da trionfatori tutto quest'anno a una sera da leoni? Avete raccolto molti, molti complimenti. È una cosa incredibile, è troppo bello vincere. Dopo tanto lavoro e tanto sacrificio si è vinto e sì, siamo perché contenti. Bisogna dirlo, è stato... Andremo che... Va bene. I tifosi devono farsi sentire. Senti, Sonia, ci riprovate quest'anno? Sì. Con chi ci riprovi? Presentaci la tua squadra. Ok, allora, per il cantante abbiamo Nicola De Bona. Buonasera, prego, si accomodi. La cantante Elisa Giacomelli. Il comico Andrea Buti.
la prima modella Antonini Silvia. Per la seconda modella Romina Giannelli. E per il modello Maurizio Stefanelli. La posso dire la carta jolly? Ma sì, diciamo anche la carta jolly. Ecco, diciamo intanto cosa vorrete rappresentare con la carta jolly per la prima puntata. Che ne so. Domanda difficile. Dunque, la carta jolly è un personaggio a sorpresa, ma giusto, lo possiamo dire, giusto, che risponde al nome di Marzia Giacomelli. Marzia Giacomelli, eccola qua. Allora Marzia, visto che Sonia non era molto preparata, in cosa ti esibirai stasera? Karate. E la cavia chi te la fa? Nessuno. Devi tirare a qualcuno? No. No? Al presentatore. Grazie Silvia. Signori, questo è Lazzaretto, simpaticissimi come sempre. Grazie, in bocca al leone. Ci vediamo più tardi. Prego, grazie. Lazzaretto. E Lazzaretto si incontrerà con quella che è stata la prima squadra, ricordo il metodo un po' marchingegnoso di come abbiamo fatto gli accoppiamenti, Lazzaretto si incontrerà con la prima squadra esordiente nuova iscritta quest'anno. Si tratta, signori, di Peccioli, capitanata da Pino Ricci. Buonasera. Ciao Alessandro. Buonasera Pino. Buonasera. Allora, abbiamo già raccontato nella puntata della settimana scorsa il cambio di guardia, il cambio di bandiera, lo possiamo dire? Ma certo, come no, non ce n'è segreto, non c'è problema. E per quest'anno rappresentiamo Peccioli. 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 Una matricola. Una cittadina che si trova in provincia di Pisa, d'accordo? Sì, è tra metà strada, tra Pontedera e Volterra. Benissimo. Su un colle, una cittadina molto pittoresca. Fatta e com'è andata, diciamo, tu Pino hai degli amici là? Ho molti amici a Peccioli, sì. Hanno apprezzato il tuo lavoro? Hanno apprezzato il mio lavoro l'anno scorso con un Saminiato, sono un finalista dell'anno scorso. Certo. E mi hanno chiesto di fare la squadra a Peccioli. Peccioli. E io ho accettato di buon grado, molto volentieri. Hai fatto una bella squadra? Ho la coscienza a posto, credo di sì. Faccela conoscere, vai. Subito. Allora, la valletta è Elga Conforti. Elga Conforti. Era con me l'anno scorso col Saminiato, ve la ricordate, no? Sì. Le modelle Silvia Costa e Valentina Boschi. La cantante Sandra Giusti. Il cantante Daniele Cavallini. Il modello Carlo Ermelani. Cabaret. Per il cabaret abbiamo due artisti. Sono due attori del Teatro Brillante che ci sono stati prestati per questa sera. Prego. Per il cabaret. Mauro Fattori e Franco Palamidessi. Infine abbiamo il Jolly, anche lui è stato un finalista con me l'anno scorso in una squadra di Saminiato, Roberto Donati. Come si fa a dimenticare una figura così? Eh? Ma come si fa a lasciarlo a casa? Non è possibile. Lui, tra l'altro, è anche, diciamo, il mio secondo nella squadra. Certo. È il mio aiutante, se non ci fossi io, c'è lui, fa le mie veci. La squadra è sempre garantita. Se dovessimo passare il turno, sempre, certo, non sa mai. Perché avete la squadra detentrice contro di voi che li vedo molto, molto, molto caricati. Bene, è meglio incontrare subito i più forti. E poi vediamo. Se ci mandano a casa, ci hanno mandato a casa i campioni. Certo, no? Certo. Mica gli ultimi arrivati. Signori, Pino Ricci e Peccioli, grazie. Grazie a voi. Anche a voi. Trepi Leone, ciao. Prego. Eh sì signori, Lazzaretto Peccioli, scontro duro, ma quest'anno abbiamo visto nella serata di presentazione che veramente le squadre sono gasatissime, caricatissime. Ricordo agli amici che ci vogliono interpellare il numero di fax 0571 4010 96 per poter anche iscriversi a una serata da leoni. Ricordo, ci sono ancora due posti liberi, due paesi che vogliono partecipare, ci chiamano, i primi due che arriveranno noi li porteremo con noi.
Allora, signori, stasera i concorrenti che vedremo partecipare saranno giudicati da una giuria che vengo, signori, a presentarvi. Fabrizio 2, alla telecamera mobile, girati verso di me e andiamo su questa signora. Alla mia sinistra, prego, signori, di fare un applauso alla signorina Cinzia Turini, artigiana di Vinci. Quindi abbiamo la signora Anna Incorvaia, operaia di Colle Salvetti. Poi abbiamo il signor Raffaele Tecce, pensionato sempre di Colle Salvetti. Quindi abbiamo il signor Gianluca Resti, operaio di San Miniato. La signorina Marinella Manzi, commessa delle pinete di Fucecchio. Quindi la signorina Rosella Pieri, parrucchiera di Fucecchio. La signorina Antonietta Lorenzo, operaia di San Pierino, lo voglio dire, provincia di Fucecchio, non è una papera, è proprio studiata. Ed il signor Sauro Benvenuti, tecnico TV di San Pierino Fucecchio. Eccolo qua. Questa, signori, è la nostra giuria. La giuria ci ha promesso la totale imparzialità, la totale scelta libera dei loro pronostici, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo finito con le presentazioni del caso e andiamo. Dice la nostra sigla, gira la carta, abbiamo una signorina, una valletta. Per quanto riguarda Peccioli, è la prima squadra a gareggiare con noi, Elga. Elga, gira la carta, primo concorrente per Peccioli e il gioco della cantante. Ed abbiamo con noi la signorina Sandra Giusti. Signorina Sandra, si sente bene, tranquilla? Tranquilla non proprio, comunque sto bene, sì. Cosa ci fa ascoltare? Maledetta primavera. In bocca al leone. Sandra Giusti, andiamo Elga. Chiudi gli occhi e pensi a me.
Ha spento il microfono, prendilo, mi vado via subito. È andata benissimo. Sandra Giusti, emozionatissima, ancora un applauso per te. Sudata, ma appiccicato tutte le mani. Bravissima Sandra Giusti, per Peccioli, la cantante di Peccioli. Voglio sottolinearvi che mentre la Sandra cantava, maledetta primavera, c'era ancora il mago Catubi che mi risventolava davanti la topa nera, la topolina nera, va bene, d'accordo. Lasciamo perdere. Signori, ecco con noi Lazzaretto. La signorina, ho dimenticato il suo nome? Romina. Romina. Emozionatissima anche lei, aspetta, tranquilla, reggi la carta. Eccola qua. Romina, applauso per Romina che è nervosissima. Gira la carta, eccolo qua. Cabaret, e abbiamo quel matto, quel pazzo, Andrea Buti. Sera a tutti, buonasera. Buonasera. Possiamo andare? Sì. Ciao, in bocca al leone. Ma tu ricomi le secchi gambo, eh? Sì, ecco, vai. Lascia fare, si comincia. No, non ricciare, ride subito. Allora ve ne racconto una, perché e passavo sotto casa mia a un certo punto e mi asco una amica in terra, una bella amica, sicché me la metto, mi stava bene, entro in casa, trovo il padrone che è accanto di casa mia, mi si prende bene, sì, e accanto a casa mia mi fa, bella questa amica, come ti va? Dice, va, ti vita bene, un po' di ollo un po' stretta, ah, ce n'ha sempre una delle tue, no no, gli dico, è delle tue, gli fa, perché era delle sue, sicché a un certo punto poi mi dice, Dio, la tua moglie come sta? Dice, ma sta benino, sta benino. Dice, la sua moglie era un po', sai, quando la gamba fa Diego mi ci ripiego, no? Sicché, e gli fa, la tua moglie, tu sei fortunato perché la tua moglie è come un treno. Lui mi fa, come, va veloce? No, ci montano tutti. Il discorso è quello lì, no? Comunque vada, sarà un successo. Sicché, tu ridi. Sicché mi dice, oh, sarà meglio cambiare discorso perché la mia moglie non è mia, che no, no, sta tranquillo. Mi fa, ho trovato la tua nonna, dice, mi nonna, la tua nonna, la mia nonna, tutti bene. Cioè, la mia nonna sale, fa un po' grosso, e che ha fatto? Se l'altro giorno pioveva, si passeggiava a un certo punto e scivola, pa, a gambe larghe su una pozzanghera. Nini, 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 corri, che hai nonna? E me la vedo brutta, no, nonna, tu sei sopra una pozzanghera, rizzati, gli fa. È roba da matti, no, roba da matti. Sicché a un certo punto, a un certo punto fa così. No, a un certo punto la mia nonna, poi ero il mio nonno, la mia nonna si ferma a semaforo e vede, insomma ce n'è 10.600 albanesi. Sicché gli fa, Livio, dai 200 lire. No, sta zitto, un glielo do. Livio, dai 200 lire. No, ti ho detto, un glielo do. Livio, guardalo. Che c'è resto questo, insomma lui... senza bracci, con cartello, non voglio né soldi né cibo. Quello senza bracci, con cartello, non voglio né soldi né cibo. Livio, dai 200 lire. No, lo vedo, non vuole né soldi né cibo. E allora che vuole? Che tu gli faccia uno... Oh, vedrai, che voleva? Senza bracci, non voglio né soldi né cibo. Abbi pazienza, che voi volesse. Che poi mio nonno, grazie, che poi mio nonno, dici, mi fa, si torna a casa e mi fa, oh, Andrea, mi si è rotto lo specchio. Tu vado ad accomodarlo, come fa? Con un po' d'attacco, vai! Sicché va su, gli metto a posto lo specchio, l'attacco, e gli lascio il tubetto lì. Ma arriva lui, sale mio nonno, sale le scale, va nel bagno. Mi torna giù, Andrea! E io, che? Andrea, corri! E io, che? Ma che non era dentifricio il tubetto accanto a quello bianco? Era attacco, nonno, era attacco! Acciderba, acciderba! È roba da matti, che poi... Che poi mio nonno è giù, 72 anni è un po' vecchiotto, no? E quindi, sa, era un po' meno, insomma, via. Sì, oh, via, avete rispetto perlomeno, no? Sicché entra nel bar, 72 anni, incazzato, arriva lì dal barista, un bicchiere di vino e un coltello. Questo barista è impazzito, Livio. Un bicchiere di vino e un coltello! Va bene, oh, dai, bicchiere di vino e coltello. Bevi il vino, gli fa un altro bicchiere. Vabbè, ribelle l'altro vino, pigli il coltello, za, se lo taglia. Era 72 anni e mi stava su coglioni. 72 anni, non avevo più, non avevo. Roba da matti, roba da matti. E comunque vada, sarà un successo.
Andrea Muti. Ciao. Per Lazzaretto. Sì. Vai con lo sacchetto pubblicitario, ci vediamo tra qualche minuto. Ciao. Una sera da Leoni, seconda edizione. Ricordo a tutti gli amici che ci seguono da casa, ogni venerdì alle ore 20:30 su Toscana TV, ogni domenica alle ore 19 su TVR Telitalia. Ma registriamo il giovedì all'All Pub di Fucecchio, un locale bellissimo, un locale incantevole, un locale... Venite a vederlo e poi vedrete di come si dice, voi stessi, di cosa si tratta. Ma ricordo agli amici di Una Sera da Leoni che anche il mercoledì, a telecamere spente, prove e provini di Una Sera da Leoni, aperte a tutti, importantissimo. Le squadre che devono gareggiare possono venire ad allenarsi, a fare delle prove tecniche, eccetera, eccetera, ma tutti, chiunque può venire, cantare una canzone, dire due barzellette, eccetera, 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 eccetera. Ricordo, il mercoledì all'All Pub, prove e provini aperte a tuttissimi, questo l'ho inventato io ora. Chiunque può venire a trovarci, il giovedì registriamo Una Sera da Leoni. Signori, continuiamo con i nostri giochi, torna con noi per Peccioli Elga. Elga gira la carta e presenta il nuovissimo gioco di questa seconda edizione di Una Sera da Leoni, si chiama la carta Jolly. Ogni paese che gareggia Una Sera da Leoni può presentare quello che gli pare a lui. E stasera per Peccioli abbiamo un mito, un cantante. Signori, guardate che personaggio che vi presento. Roberto Donati. Buonasera. Buonasera, senti che voce. Roberto, ti esibisci naturalmente nella canzone. Mi esibisco una canzone di Riccardo Cocciante, Margherita. Margherita, facci sognare. Il jolly di Peccioli, Roberto Donati. Applausi. Grazie. Ancora per Grazie. Lui. Prego. Perché Margherita è buona,
margherita è bella, perché margherita è dolce, perché margherita è vera, perché margherita ama e lo fa una notte intera, perché margherita è il sogno, perché margherita è il sale, perché margherita è il vento e non sa che può far male, perché margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, margherita, margherita adesso è mia. Na 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 na. Margherita, margherita, margherita adesso è mia. Grazie. Roberto tutti, Donati, grazie. Il Johnny di Peccioli, giuria votate. Grazie. Porta, porta. Grazie, grazie. Vai pure, portalo via il microfono, te lo regalo, me lo ridai più tardi. Giuria era il Johnny di Peccioli e adesso ci prendiamo qualche attimo di pausa perché... Ehi, zitti, zitti, zitti! Adesso non ci sono concorrenti, c'è un nostro amico, uno dei nostri ospiti fissi e si annuncia in un modo tutto particolare. Vado dritto verso la telecamera di Luca Bartaloni e si dice: lui lo fece e butto via i modelli, Giannelli! Basta con le pubblicità, è l'ora di farla finita. La sera tu torni stanco a casa da lavorare, tu vuoi stare tranquillo, invece tu accendi la televisione, ta! Le pubblicità subito, no, non è possibile, subito le pubblicità. E pensate, volevo raccontare che il mio nonno ha guardato tutta la pubblicità di Sandra Milo che si è rifatta il lifting, e c'ha tutto il viso in questa maniera, l'ha rifatta anche al cane, tutte le volte che apre la bocca gli si rizza la coda. Ora dice il mio nonno, me lo vuoi per Pasqua, invece di comprargli l'ovo alla sua nonna, mi faccio il lifting anch'io al viso, così tutte le volte che apro la bocca mi si rizza qualcosa anche a me e fo' contenta la sua nonna. E poi oltre a Sandra Milo chi c'è? C'è anche il tricheco in televisione, il tricheco, l'uomo che ha inventato la camicia alla coreana, la camicia alla coreana. L'uomo che se invece di stare a sudare al Teatro Parioli andasse a sudare da qualche altra parte eliminerebbe il problema della siccità in Italia, Costanzo Maurizio. Che poi ha inventato la camicia collo fit, e più che collo fit è collo fit perché c'ha tutto il collo inficcato dentro la camicia. E poi, a forza di guardare la pubblicità, che non tu sai più cosa sono gli oggetti, voi mi direte, che cos'è questo? È per il dolce? No, è per dare nel viso alla gente che ha ancora fame! E poi vi volevo parlare di una pubblicità molto importante, la pubblicità dei Ferrero Rocher, che c'è la signora in giallo, la signora tutta vestita di giallo, molto elegante, che puzza ogni si sta accanto. Dice, sì, Ciccino, io usedo delante dei 7 nani, ecco, guarda se c'era uno morto sotto la scella, perché più se li sta giusto. E poi c'è Ambrogio, l'autista, non si sente nulla, va bene, lo stesso, non me ne frega nulla, continua a parlare a voce naturale. C'è Ambrogio. C'è Ambrogio, che è l'autista della contessa, e cosa fa? La contessa dice, quando sono in macchina, Ambrogio, avrei un leggero languorino. E Ambrogio, cioccolatino. Ambrogino, tu sei duro, tu capisci nulla, mangerò il cioccolatino, però tu sei duro, tu hai capito. La volta dopo sono su in camera, lei tutta sbottonata, Ambrogino, ci avrei qui leggero languorino, avrei bisogno di qualcosa che mi sostiene, Ambrogino, capisci, ma alla prima. E Ambrogino con quella macchina, cioccolatino, Ambrogino, tu sei duro, tu capisci nulla, mangerò il cioccolatino, però non tu hai capito nulla. Un'altra volta sono solo in macchina, lei dice, Ambrogino, cioè mio marito che l'ho mandato via, l'ho mandato in America, siamo soli io e te, quel languorino nel frattempo mi è sceso leggermente, mi è arrivato qui. Diciamo, e Ambrogino pigia il bottone cioccolatino. Senti Ambrogino, ora bisogna chiacchierare io e te. Chi te l'ha dato i soldi per comprare quella macchinina che porti sempre in macchina? Lei, signora contessa, 10 milioni. E per comprare quell'affarino che tu porti sempre dietro te? Dice, lei signora contessa, 5 milioni. Ecco Ambrogino, invece di comprarmi tutta questa roba, comprami una scatolina piccina così di Ferrero Rocher. Ma dammi due corpi! Via, ci si vede dopo, ciao!
Giannelli, signori, sempre con noi, microfoni a parte, sempre simpaticissimo. Vi ricordo, signori, una sera da leone e anche un tour estivo. Contattate la nostra agenzia artistica, la Greta Spettacolo di Fucecchio, 0571 24 24 64, affinché noi veniamo a trovarvi nelle vostre piazze toscane durante quest'estate 97. Una sera da leone in tour. La Greta Spettacoli, signori, capitanata dal signor Alessandro Sassetti, mi chiede una dedica speciale per stasera. Da domani, signori, sono 16 anni che è sposato con la sua dolce metà, con Monica. Un applauso da tutto il pubblico di Una Sera da Leoni. Prossimo gioco, signore, 16 anni che stanno insieme. Io avevo capito 16 anni di matrimonio, chiedo scusa, Alessandro, mi correggo subito. Prossimo gioco, torna con noi Lazzaretto ed abbiamo con noi la signorina Silvia. Silvia, gira la carta. Il cantante, per il cantante, per quanto riguarda Lazzaretto, abbiamo il signor Nicola De Bona. Buonasera. Buonasera. Complimenti per il look. Ti ringrazio. Lei mi somiglia a qualcuno, ma proprio mi sta sfuggendo. A chi? Non lo so, non lo so. Questo Elvis, roba del genere. Sì, magari. Magari. Nicola De Bona, cosa ci fa ascoltare? Cinque giorni di Michele Zarrillo. Cinque giorni di Michele Zarrillo. Applauso per Lazzaretto, per Nicola De Bona. Grazie Silvia, ciao. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro alla ferita, e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, l'ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o lasciarsi andare giù per sempre. Amore mio, come insegnarmi a vivere, e proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Cinque giorni che ti ho perso, mille lacrime cadute, ed io inchiodato a te, tutti ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere, e proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Parlare un po'.
Nicola De Bona per Lazzaretto, giuria, il cantante. Bravo. È il momento di Peccioli, Elga. Che applauso floscio. Basta chiedere al pubblico dell'All Pub. Gira la carta, Elga. Cabaret, per quanto riguarda Peccioli, abbiamo due amici che rispondono al nome di Mauro Fattori e Franco Palamidessi. Andiamo, Elga. In bocca al leone. Capiglione. Stasera, buonasera a tutti, vi presentiamo una vecchia parodia. Vieni, vieni, vieni avanti, babbeo, vieni, vieni qua, cosa ci fai così? Vieno? Vieni qua, vieni. Guarda che io vieno, Vieni, ma sta attento, vieni, sì, come sei onciato, O come sei onciato, sti, o che ha fatto? Aspetta, ora, e ti vedo in uno stato, sti, allora, che ha fatto? Sì. Te lo dico, senti. Io stamattina ho andato dal dottore. Il Nova, sempre anche stamani. No. Non si dice io stamattina ho andato dal dottore. Io stamattina ho andato dal medico. No, si dice io stamattina sono andato dal medico. Anche te? Cioè, io. E ci sei andato te. Ci sono andato io. Ho capito. Sì, meno allora, male, ascolta, via, dimmi. Io stamattina ho andato dal dottore perché mi faceva male qui. Dove? Ti faceva male la gola? Sì, qui. Davvero? E che ti ha detto? Mi ha detto che devo andare da un dottore che a Torino l'ha ingoiato. O che mi dà di intendere? Sì. Da un dottore che a Torino l'ha ingoiato. Da un dottore che a Torino... Ed è un dottore di quelli che ti visita qui. No, ho capito. Te sei andato da un otorino laringoiatra. O io che t'ho detto? Si ha detto sì. Bisogna aprirlo sempre a volo, Sono andato... E che t'ha detto? M'ha detto... Sì. M'ha detto che sono malato nella pianta. Sì, santo sei malato te. Qui sei malato, altro che nella pianta. Ma ha detto che sono malato nella pianta. Sì. Nella pianta. Aspetta. Dunque, il leccio un è. Sì, il leccio. Il pioppo neanche. Oh, il ciliegio un è. È una pianta. Sì, ho capito. Senti, l'abete, sei malato di diabete. O io che ti avevo detto? Sì, ha detto sì, ho capito. E ho capito, va bene così. Ma la cura te l'ha data? Sì, me l'ha data. Davvero? Che ti ha dato? Mi ha dato una medicina. Sì. Si chiama... Come? Come la mia suocera ande salisce le scale. La presente la mia suocera? Sì, l'ho presente. Quando va su per le... Sì, sta fermo. Ho capito. La tua suocera si chiama Lina. Quando sale le scale va per il zoo. E ti ha dato l'insulina. O io che ti avevo detto? Ma l'ha presa. L'ho presa. L'ho presa, sì. Ma cosa ci rientra? Ma mi dici un po' cosa? Ma cosa ci rientra questa malattia del diabete con tutto questo strascio rosso che ti sei messo ieri? Ora ma cos'è questo? Senti. Sì, sentiamo un po' il mirato in tenda. Quello lì che a Torino l'ha angoiato, che ti visita qui, insomma, tutta la roba là, no? Che ti ha detto? Mi ha detto che il diabete è una malattia che va curata. Con l'insulina e forse non si guarisce neanche più. Davvero? E per tanto tempo, anche per tutta la vita. Sì. Ma ha detto dice bisogna che tu ti porti lo straccio. Ah, guarda, e te ti sei messo questo straccio. Ma va via. E una sera da Leoni, Mauro Fattori. Franco Palamidessi. Ciao a tutti. Simpaticissimi Franco Palamidessi e Mauro Fattori, anche l'anno scorso erano con noi per un'altra squadra, sono tornati a gonfie vele per Peccioli. Andiamo avanti con i giochi. Che brusio che c'è, appena un concorrente scende si prende tutti gli onori del pubblico. Dunque, prossimo gioco, torna con noi Lazzaretta e torna con noi Silvia. Gira la carta, Silvia. È il momento della cantante e torna con noi, come lo scorso anno, quel peperino che risponde al nome di Elisa Giacomelli. Buonasera. Elisa, cosa ci fai ascoltare per quest'anno? Faccio ascoltare un pezzo di Marcella Bella. Che si chiama? Si chiama Io domani. Facci sognare, in bocca al leone. Si spera. Elisa Giacomelli. Thank you.
passato, ora ci sei tu. Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani. Mi facevo scudo con un sentimento che era spento. Cosa importa se con lei dovrò dividerti? Meglio respirarla piano la felicità. Aspettandoti, io domani avrò cura dei pensieri tuoi. Sarò donna oppure amica, come tu mi vuoi. Guardami negli occhi, caro amore mio. Dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu lo sai di cosa non sarei capace io. Io domani glielo dico che non l'amo più. Forse un po' per volta ci diremo appena una parola. Giacomelli per Lazzaretto e noi ci vediamo tra qualche minuto. Pubblicità. Bentornati amici a Una Sera da Leoni, seconda edizione, primissima puntata Lazzaretto contro Peccioli. Vi ricordo, non abbandonateci, non lasciate gli schermi in questo momento e pubblico dell'Olpab, non andatevene perché più tardi una grossa sorpresa. Graditi ospiti direttamente da Sanremo. Basta, non dico altro, dovete aspettare con me. Allora signori, prossimo gioco, prossimo intervento, vediamo a chi tocca. C'è un tipo, vedo qui alla mia... Escenno! Escenno, oh, Escenno! Perché quando Escenno, Escenno, Jenny! Mago Catubi! Come sta? Tutto bene? Eravamo in pensiero che l'altra settimana non era con noi. Ma dove è stato tutto questo tempo? Perché non l'abbiamo più vista? Ho fatto la pubblicità. Come la pubblicità? Sono diventato testimonial di un nuovo prodotto di pubblicità. Mi dica. È un nuovo prodotto che esce da una ditta nazionale, che è un prodotto che fa tanto bene alla società, ha capito? È praticamente un tappo tipo quelli da benzina o da serratura, no? Sì. L'ha fatto sì. Quella ditta italiana che è famosa perché ha fatto il salva la vista,
ha fatto il salva la vita non si può e dire. Ora ha fatto il salva la topa Pagelli, gente al posto, gente agli uccelli, ha capito Gelli? Oh va, che ho detto? Che no, cosa no, è? No, niente, niente. Perché io della roba me ne intendo, lo sa che ora ho dato anche una rinnovata allo studio? Ci vengono nel mio studio tutti i più importanti cabarettisti di Città Toscana. Ah sì? Per esempio, faccia qualche nome. C'è venuto il Pieraccioni! Solo che lui, come tutti gli altri, ha dei grossi problemi proprio di rapporto con l'organo. Ah, e che senso? Perché pensa ad avere un ciclone, invece l'unico sento è l'unico vento del 7 quando fa una regina, capito? Poi c'è... Buono, perché c'è venuto anche Panariello. Anche lui. C'è Panariello. Lui è d'una pulizia in quella zona lì. Davvero? È pulitissimo, pensi, si chiama Lillo Splendor, davvero, proprio pulitissimo. Poi ci è venuto il Cambi. Non ci posso credere, Andrea Cambi. Andrea Cambi è venuto, che ha il rapporto con quell'arnese, perché lui, cioè, praticamente è come fa riferimento al cognome suo. Cambi? Sì. Perché? Dice, ma perché un Cambi mano alle volte, se no? Mago Catubi. No! Poi c'è venuto il più importante, il Benigni. Ah, Roberto Benigni. Sì, è venuto da me e lui ci ha sempre avuto, fin da piccino, un rapporto particolare. Infatti tutti i film l'ha fatti proprio dedicati, capito? E cioè? Date le dimensioni, partì col primo film, Chiedo Asilo. Chiedo Asilo? Sì. Perché? Vabbè, lasciamo perdere. Poi, Berlinguer ti voglio bene, gli disse. Dopo di quello, se se ne ricorda, fece il film... dedicato a quello che al rapporto proprio preciso che aveva lui con l'arnese. Cioè, tu mi turbi? Tu mi masturbi. Okay. Poi ne hanno fatto un altro subito dopo, no? Bene, quell'altro film. No, non mi ricordo. Che se lo vide tutto piccino rosso lì. Alla fine, alla fine il piccolo diavolo. Ah. Dopo di ello c'entrò in confidenza e disse. Anzi, no, prima ne fece un altro, Gelli. Quale? Non ci resta di piangere. Ah, sì. Poi fece l'ultimo, no, l'ultimo, il penultimo, c'era entrato in confidenza, oramai lo chiamava Johnny Stecchino. Non ci posso Poi, davvero, ora si è montato il capo, il mostro, il sogno che ti guarda via, via. Non ci credo, Mago Catubi, non ci credo. Poi, insomma, ne hanno successe tante in questi periodi, a lei che gli è successo? Nulla, niente di particolare. Meno male, no, pensavo fosse successo che cosa. Perché? Niente, come si finisce questa prima puntata? Che dici? Ma come si fa a avere qui con noi il Mago Catubi? Come si fa? Chissà se anche all'Olpab c'enno le negatività. E ce n'enno di morte. Sì. Stiamo zitti, se parte il microfono anche stavolta, mia mamma ha preparato un tubo di cartone, al limite si fa con quella. Cenno le negatività. E allora quando in un posto cenno le negatività... Ci vuole la danza delle negatività. Un'esclusiva del Mago Catubi. Però va ballata tutti i giorni. Il nuovo pubblico di quest'anno, il Mago si impermalosisce se tutti non si balla con lui. E bisogna alzarsi tutti in piedi. La prassi vuole... Via, tutti in piedi. Su, avanti. Questa è una danza facilissima. Prego, signorina. Vai, si fa. Via, allora che c'è via. Su. Si fa. Gelli, se un tazzo io aspetto, e non vinca lei! Ragazzi, io l'ho chiesto per cortesia! No. Si farà io e lei! Si vede, sono persone che... Sono... Le mie si sono ricomincio uguale, noi si va, pronto? Mi raccomando, Cenno di qua e cenno di là, cenno di qua e cenno di là, con le mani le portocca, cenno di qua e cenno di là, cenno le negatività! Un'altra volta, piano piano! Cenno di là, cenno di qua e cenno di là, con le mani le puoi tocca, cenno di qua e cenno di là, cenno le negatività. Via, io la saluto. Mago Catubi! Arrivederci! Arrivederci a presto, Alberto De Luca! Applausi ancora per lui! Sempre uguale, sempre uguale!
Continuiamo con quelli che sono i nostri giochi. Piatone, torna con noi Peccioli, torna con noi Elga. Elga gira la carta, il cantante per Peccioli che risponde al nome di Daniele Cavallini. Buonasera. Cosa ci canti, Daniele? Piccolo grande amore di Baglioni. In bocca al leone. Crepi. Prego. Vuoi l'asta? La vuoi? Sì. A lei. Grazie. Comunque vada. E non lo diciamo. Sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. Chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere soli, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei è. Camminata strana, pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate, incontro a strelle cadute, mani sempre più ansiose e scarpe bagnate, le canzoni stonate, urlate al cielo lassù, chi arriva prima qui al muro. Non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei mi guardava con sospetto, leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ho
pianto. Solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Grazie, grazie. Ma che tifo! Daniele Cavallini per Peccioli! Applausi ancora per te! E adesso, signori, torna con noi Lazzeretto Silvia! E Silvia gira la carta e cala il jolly per quanto riguarda Lazzeretto e abbiamo un'amica, una simpaticissima ragazzina che risponde al nome di Marzia Giacomelli. Buonasera signorina, a lei il microfono, non vuol parlare, qualcosina mi deve dire, vediamo un pochino. Sì. Marzia Giacomelli, cosa fa di bello nella vita a parte il vestito che indossa stasera? Karate. Karate, e sei venuta qui per picchiare? Nessuno. Invece mi ha detto a me poco fa, picchio la giuria se il Lazzeretto non vince, sicché amici siate avvertiti. Dunque, so che adesso ti esibisci in una esibizione, cosa fai? Io non me ne intendo, vabbè, l'ho detto, ti esibisci in un'esibizione. Ho sbagliato, grazie. Sento le risate laggiù. Dategli meno birra! Chi vuol capire ha capito. Faccio tre casà. Fai? Tre casà. Spiegami un pochino, cosa vuol dire? Delle mosse da sole. Vabbè, guardate, se vi piace bene, se non vi piace va bene lo stesso. Marzia Giacomelli in un'esibizione di karate. Dico bene? In bocca al leone, andiamo Silvia. Marzia Giacomelli, il jolly di Lazzeretto, giuria siete avvertiti, applausi per ancora per Marzia, ciao, grazie di essere venuta. E questa era la carta jolly per quanto riguarda Lazzeretto, adesso signori è il momento di
dare il benvenuto a un gioco particolare alla seconda edizione di Una Sera da Leoni. Si chiama il gioco Leoni si nasce. Come partecipare? Diciamo prima come è venuta in mente a noi questa idea del gioco Leone si nasce. Lo scorso anno abbiamo trovato tanti amici, cabarettisti, cantanti, imitatori che sarebbero venuti volentieri a Una Sera da Leoni, ma ahimè non abbiamo potuto chiamarli. Perché? Perché non sono riusciti a comporre una squadra. La squadra, vi ricordo, ci sono ancora due posti liberi, ci vuole il capitano, una cantante, il cantante, due modelle, un modello, il comico, la carta jolly, eccetera. È un po' macchinoso, diciamo, preparare la squadra. Semplice avere il gruppo giusto, però può risultare anche un po' difficile per qualcuno. E da quest'anno abbiamo, per tutte le 14 puntate iniziali, poi vi spiego perché 14 e non 16, le puntate sono 16, ma i concorrenti del gioco di Leone si nasce sono 14, perché alla quindicesima premieremo il vincitore. Come lo premieremo? Stasera prenderai i giuri di questa gentile giuria che è con noi qui a votare. Però questi concorrenti potranno sommare a questi voti che prenderanno stasera i voti che gli perverranno per fax presso i nostri studi. Vi ricordo, il nostro fax 0571 40 10 96, passa anche in sovrimpressione, segnatevelo perché è un fax molto importante. Tramite questo fax possiamo votare i concorrenti Leone si nasce, stasera è il primo esemplare qui con noi. Votare la squadra più simpatica, la più seguita da casa, votate per Lazzeretto o per Peccioli e... alla quindicesima puntata voteremo la squadra ruggente, cioè la più seguita dal pubblico. Poi sempre per fax possiamo votare, possiamo cercare di indovinare la sigla di Una Sera da Leoni, cantata dalla nostra Patrizia Scardigli, è stata girata in 5 località della Toscana, 5 località sconosciute per adesso. Chi riesce a indovinare, un simpatico omaggio le verrà inviato a casa. Naturalmente leggeremo qui in trasmissione il nome dei vincitori. E mentre scrivete i fax, fateci sapere i vostri consensi, i nostri difetti, quello che vi piace la trasmissione, quello che non vi piace, e se volete dedicare qualcosa a qualche amico, a un parente, alla moglie, al marito, al fidanzato, ditecelo, noi nei limiti del possibile cercheremo di raccontare il tutto qui a Una Sera da Leoni. Signori, il gioco Leoni si nasce, abbiamo con noi la prima concorrente che si chiama Elisa Sanna, applausone da parte di tutto il pubblico. Grazie. Buonasera Elisa. Buonasera. Tu hai raccolto subito il nostro invito e sei venuta sola soletta a certo. Gareggiare qui al gioco Leone si nasce. Diventerà una leonessa ruggente, chi lo sa? Speriamo. Speriamo. Stasera ti prendi i voti di questa giuria e poi tutti gli amici da casa, conoscenti di Elisa, non conoscenti ma ai quali Elisa è piaciuta, inviateci un fax 0571. 40 10 96 e adesso beccatevi Elisa Sanna che ci fa ascoltare una bellissima canzone che si chiama Non ho più la mia città di Geraldina Trovato. Stasera ce la fai sentire tu, in bocca al leone, Elisa Sanna. Treno
Bravissima Angelica, oh, Elisa Sanna da Pontedera, la nostra primissima concorrente per il gioco Leone si nasce. Chiamateci 0571 40 10 96, troverete un fax. Noi vi richiameremo e vi faremo partecipare a una sera da Leone. Questa era la nostra prima concorrente, la giuria ha votato e voi da casa potrete dargli qualche voto in più faxandoci al 40 10 96 0571 come prefisso. Mamma che brusio! Zitti tutti! Allora signori, abbiamo con noi adesso tre graditissime ospiti, le abbiamo viste in prova, oltre che essere brave sono anche stupende, mamma mia, che bisogna dargli ai clienti dell'All Pub stasera per farli stare un po' zitti? Chi lo sa, Monica, prendiamo una frusta, ce l'abbiamo? Allora, signori, si accomodino intanto queste signorine mentre le presento, sono tre amiche che sono venute a trovarci e si chiamano Veronica, Jenny e Giada. Ci dimostrano come si balla da noi la Macarena, eccetera, eccetera, eccetera. Applausi per loro! Baci
Jenny. Sono bellissime, sono bravissime. Grazie, applausi ancora per voi. Ciao. E applausi alla Greta Spettacoli che ci ha permesso di notare così tanta delizia. Vabbè, ok. Vorrei un caloroso, un grandissimo applauso ancora per queste stupende immagini che state vedendo realizzateci dalla DOS Video di Prato, Fabrizio Pieri. Questi applausi sono per voi. E adesso siamo arrivati agli ultimi giochi per quanto riguarda la prima puntata di Una Senda Leoni. Elga, vieni, sali su con me. È il momento di Peccioli. Ma te senti, Elga, che confusione che c'è stasera all'All Pub. Non stanno zitti nemmeno a legarli. Prima però, quando ballavano le amiche, erano un po' più silenziosi. Gira la carta, Elga, è il momento del defilé. Ed andiamo ad ammirare due splendide ragazze e un ragazzo. Per quanto riguarda Peccioli, signori, è il momento di Silvia, Valentina e Carlo. Vai con la musica, andiamocene nel gas, scappiamo. Peccioli, bravissimi tutti e tre i nostri modelli. Giuria, avete espresso il vostro giudizio per scritto. È il momento di Lazzeretto con Silvia, Romina e Maurizio. Musica maestro. Maurizio, per quanto riguarda Lazzeretto. Signori, i giochi sono finiti. La giuria ha terminato il proprio compito. Abbiamo per noi ancora un po' di minuti da aspettare per vedere chi ha vinto e chi ci lascerà, ahimè, subito. Vi ricordo la prossima puntata, altra battaglia agguerrita come questa sera, una battaglia che sarà disputata tra San Miniato e Scandicci. Vi ricordo, amici, il giovedì all'All Pub di Fucecchio si registra, mercoledì prove e provini aperte a tutti, chiunque può venire a provare, e il tutto il venerdì alle ore 20:30 su Toscana TV, e la domenica alle ore 19 su TVR Telitalia. Non mancate di seguire Una Sera da Leoni, amici.
Allora, parliamo di qualcos'altro, parliamo di, ancora di musica. Mi metto qui seduto, vediamo un pochino mentre si preparano dietro le nostre cose. Stringi su di me Luca Bartaloni, che non dobbiamo vedere cosa succede dietro. Vi devo parlare di un CD, prossima apertura. Chi c'è? La nostra Simona, grazie Simona. Guarda un po' come arrivi qui, questo è soltanto un facsimile, amici. È un CD che in questo momento si trova in momento di stampa a Milano, tra pochi giorni sarà sul mercato in tutta la Toscana. È un CD che si chiama Una sera da Leoni. Questi sono i nostri quattro cantanti che si esibiscono in canzoni nuovissime, in canzoni inedite, in canzoni molto, veramente belle. Abbiamo seguito tutta la lavorazione di questo compact e posso assicurarvi, posso garantirvi che sarà veramente bello. Adesso andiamo ad assaggiare un pezzo che è cantato da un amico, da un nostro factotomo Una sera da Leoni, e qui in veste di ottimizzatore, in veste di autore, produttore, le fa tutte lui le cose, gli manca di presentare, un giorno non ci troverete più me e ci troverete lui. Signori, vi presento il nostro amico Patrizio Resti con un pezzo bellissimo tratto da questo CD, si chiama Coraggio di Bambino. Applauso per Patrizio Resti. Grazie. Coraggioso come non sei stato mai, morirò senza
Patrizio, resti. Grazie. Fa caldo, ma se qui... suda Bonolis si può sudare anche noi. Grazie. Vai, sei stato bravissimo. Grazie. Una canzone stupenda, molto dolce, molto sentimentale, tutte bellissime le nostre canzoni sul CD di Una Sera da Leoni, non dimenticate di comprarlo, ma ancora non c'è, non cercatelo adesso, c'è tempo ancora qualche giorno e poi fra pochi giorni in tutta la Toscana, se no richiedetelo a noi, vi si manda, non c'è problemi. 4010 96 0571 il nostro fax, fate un fax così e vi mandiamo tutto quello che volete, a parte soldi che proprio non ce n'è. D'accordo, il momento Canoro, signori, il momento dell'ospite Canori non è ancora terminato per questa primissima edizione di Una Sera da Leoni. C'è tempo ancora per lo scrutinio dei voti, per vedere chi, ahimè, fra Peccioli e Lazzaretto ci lascerà. E noi allietiamo, dico bene, ancora questo stupendo pubblico con altri pochi minuti, ma riempiti da due grandissime ospiti che sono venuti a trovarci. Direttamente da Sanremo, fino a pochi mesi fa erano sconosciutissime in Italia, eccetera eccetera, adesso sono diventate famose, frequentano tutti i più importanti salotti della RAI, delle emittenti di Stato, eccetera 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 eccetera. Sono venute a trovare anche noi, signori, è con grande piacere e con grande cortesia che vi chiedo un applauso, ma che dico, immenso, caloroso, più forte che potete, per due grandissime artiste che si sono rivelate quest'anno così forti al Festival di Sanremo. Paola e Chiara sono con noi! Caramba, che sorpresa! Caramba! Caramba! Mamma mia! Mamma! Paola e Chiara, grazie di essere venute a trovarci. Ma voi, io... Ma senti che tifo! Ma Paola e Chiara, ditemi un pochino. Ma vi vedo sempre insieme voi, ma non vi separate mai. Ma mangiate sempre insieme voi? Sì, insieme. E poi cosa fate? Dormite insieme? Sì, insieme. Andrete a ballare come tutte le ragazzine? Andate insieme? Sì, insieme. Studiate a scuola tutte insieme? Sì, insieme. Sempre tutto insieme. Ma ditemi una cosa, ma con i ragazzi come fate, scusate? C'è un problemino. E ce l'hanno fatto una topina in due, capito? Un problemino, Paola e Chiara. Che mi prude anche stasera. Ah no, tu ce la te, grattatela te perché mi prude, vai. Ma adesso immagino che siate venute qui per cantare la vostra canzone. Sì, insieme. Ti pareva, chiaramente. Come si chiama? Chi? La canzone. Ah. Sì, insieme. Insieme? Sì, insieme, sì. Sì. Siete pronte per cantare insieme? Sì, insieme. Signori, per voi, Paola e Chiara, naturalmente, insieme. No, anche te insieme, eh. Anche te, sì, sì. Ma io cosa ci rientro? Sera da Leoni, signori. Questa che vuol dire il nostro saluto? Che vuol dire? Vucci, vai, vai. Applausi ancora per loro.
Gianmarco Puccinelli e Alberto De Luca, sempre grandissimi, una sera da Leoni. Non so se sono arrivate le schede delle votazioni. Ci sono, passatele all'amico Patrizio. Mentre vi ricordo, amici, qual è la telecamera? Luca Bartaloni. Vi ricordo i nostri gemellaggi. Signori, Radio 4 da domani parlerà di noi. Ascoltate sempre Radio 4, una radio che vi sta vicina da oltre 20 anni, signori, la numero 1 in Toscana. Radio 4 sarà sempre con noi. Avremo con noi gli ospiti, chiaramente alcuni speaker, eccetera, eccetera, e loro parleranno sempre di noi, di come si è svolta la puntata, e ascolterete le nostre canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Non dimenticate, Radio 4 sempre con voi. Altro gemellaggio, da quest'anno siamo gemellati ufficialmente con il Festival Canoro Città del Marmo di Carrara, un festival che io ho avuto il piacere di presentare lo scorso anno, un festival molto corretto, molto leale, dove veramente vincono i migliori. Vi ricordo, amici, di non dimenticare questo appuntamento, amici cantanti, dall'estate 97 cominceranno le eliminatorie, le selezioni per il Festival Città del Marmo, a ottobre, autunno 97, finalissima a Carrara, sempre più bella che mai. Non dimenticate, amici, organizzazione Greta, chiedo scusa, Monica Granai, Festival Canoro Città del Marmo. Parliamo adesso, come faccio? Vediamo se dimentico qualcosa. Niente, ho detto quasi tutto, adesso vediamo come sono andate le votazioni. Patrizio, grazie. Ecco qua tutti i voti totali, finali, definitivi per quanto riguarda la prima puntata di Una Sera da Leoni. Che facciamo? Chiamiamo le squadre? Siete tutti qui? I capitani, capitano Di Peccioli, capitano Di Lazzaretto, Sonia Pellegrini, Pino Ricci, venite con noi. Grazie, applausi ancora per Sonia Pellegrini. Pino Ricci che arriva dal fondo. Concorrenti, chi è rimasto? Tutti qua. Come facevamo lo scorso anno, tutti seduti sulla pedana, quest'anno è un pochino più lunga. Comodi, le signorine minigonna un passo avanti. Le telecamere devono vedere. Vieni Elisa, sali pure. Marzia, Silvia e poi abbiamo Romina, Nicola, Maurizio, Carlo, se mi ricordo tutti, Sandra, vi voglio tutti seduti. E poi... addio. Valentina e poi abbiamo la signorina Silvia e poi abbiamo Daniele. Vi voglio tutti seduti, tutti seduti, tutti seduti, tutti seduti, tutti seduti. Franco Palamidessi, Roberto Donati, Elga Conforti. Mi metto qui seduto così il palco rimane tutto vostro. Qual è la camera che mi riprende? Dunque, signori, spengete i cellulari, dri dri. Abbiamo il cantante Di Lazzaretto che ha raggiunto il punteggio di 69 punti. Il cantante Di Peccioli 72. Vi ricordo che quest'anno noterete i voti più bassi, ma in giuria sono presenti 8 persone, non 10 come la scorsa edizione. La cantante Di Lazzaretto 78 voti. La cantante Di Peccioli 75. Il comico Di Lazzaretto 54. I comici Di Peccioli 77. Il modello Di Lazzaretto 66 e Le Bordo. Il modello Di Peccioli 56. Le modelle Di Lazzaretto 71 punti. Le modelle Di Peccioli 59. La carta Jolly per quanto riguarda Lazzaretto 68 punti. La carta Jolly per quanto riguarda Peccioli 72 punti. Non so se avete fatto i vostri conti, ma prima vi dico, il concorrente Leone si nasce, Elisa Sanna di Pontedera, ha preso 79 punti, un bel voto perché 80 è il massimo, ricordo.
A lei si potranno sommare i voti, dopo vi spiego, ma andiamo. Signori, a sorpresa, la squadra detentrice del titolo della Sera dei Leoni, ahimè, ci lascia. Per soli 5 punti, 406 contro 411, Peccioli! Permettetemi! Niente, signori, su questa frase... Su questa confusione vi saluto tutti, ci vediamo la prossima settimana, parti con la sigla di Patrizio Resti, persone che parlano, Alberto De Luca, Gianmarco Puccinelli, Raffaella Calicci, oddio, Stefano Scardini, Patrizio Resti e poi ancora chi non ve lo ricordo più, ma aiuta, ciao! E un'altra sera se ne va, fra le gioie e i sorrisi di persone che parlano, nell'aria c'è musica e discorsi qua e là, un ultimo brindisi e quelli che cantano. Che mi guarda, che cosa penserà di me? Voglio restare ancora un po', in fondo, che male c'è? Rimane così il profumo di noi, che insieme troviamo un modo per vivere. Se qualcosa non piace, la cambierei.